Avevo fatto anche dei bei boccoli, ma sono durati da Natale a Santo Stefano. Cucù, mes amis, ben trovate, ben trovati. Oggi un video piccolo, estemporaneo, mignon sulla spesa Lidl, perché c'è un'importante novità che avrete sicuramente visto dalla copertina. Vi mostro ciò che ho preso. In realtà ci sono tante cose sfiziose, già per l'ultimo dell'anno ho visto dei popcorn glassati ricoperti di miele. Vi lascio le immagini al lato, ma ovviamente non le ho prese per evitare di rotolare, di arrivare proprio rotolando al 2022. Per chi mi conosce bene, ho ceduto solo a questa barretta croccante con pistacchi. No, stavo guardando se i pistacchi fossero di derivazione siciliana, fossero di Bronte, ma ahimè, c'è scritto che derivano da Bergamo, da Caravaggio, Bergamo. Sono andata a fare un po' di rifornimento per quanto riguarda passata di pomodoro e pasta. In collaborazione con gli agricoltori Coldiretti ho preso questa passata di pomodoro lavorata a poche ore dalla raccolta. Vi devo dire che è molto dolce, buona, saporita. Ho preparato dei ragù, dei sughi che mi sono serviti in questi giorni di festa e mi sono piaciuti moltissimo. La resa mi ha piacevolmente sorpresa e mi piace il fatto che ci sia una filiera tracciata in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, quindi si dà ossigeno anche ai piccoli produttori. Vi sottolineo che la produzione ha sede a Fontanellato, Parma, e vi dico che le grandi aziende note, adesso sto pensando a Mutti, ma tante, Pomì, quindi mi piace che questa linea, inizialmente presentata come un'edizione limitata, veniva proposta a random da Lidl, trova ora concretezza. La ritroviamo negli scaffali in molte referenze, non solo della passata di pomodoro, ma anche della pasta che io continuo a prendere perché è grano italiano e eccolo qua, grano italiano trafilato al bronzo, sempre in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti. Una filiera tracciata, viene prodotto dal pastificio De Sortis SRL. L'unica cosa di questa pasta che non apprezzo tantissimo è la rottura in cottura. Non so se sia capitato anche a voi, però è una pasta che a differenza della Barilla, della Gragnano, della Vogliello, della De Cecco, si spezza in cottura. Fatemi sapere se è capitato anche a voi. La prendo quando vado da Lidl, anche perché le mezze maniche, in questo formato mi piacciono. Si prestano molto a dei condimenti particolari, ma ahimè si rompono in cottura. Fatemi sapere. Sempre di Italiamo è una certezza, la compro sia da Lidl che da Eurospin. La salsa di datterino e deriva sia quella di Eurospin, quella di Ins, quella di Lidl. Vi avevo fatto una comparazione in un video dei dupe. Da Gustibus Alimentari, che ha sede in provincia di Enna, è un'azienda leader nel settore alimentare siciliano, esporta anche nello stivale e rifornisce molti discount, supermercati. La salsa di questo pomodoro datterino è veramente dolcissima. La scaldo leggermente in padella e vado a condire la pasta perché si sente il sapore del datterino. Buonissima. Mi servivano delle pagliette per lucidare le pentole a mo' di Cenerentola e arriviamo alla linea
che è stata presentata in edizione limitata da Lidl. Allora, le referenze presenti sono, partendo dai capelli, shampoo, balsamo e olio. Capelli, di queste tre referenze ne ho prese solo due perché il balsamo è per me un po' difficile da smaltire. Vado a utilizzare balsami un po' più specifici per il mio tipo di capello, già abbastanza secco e danneggiato. Questa è una linea che va a trattare il capello secco e danneggiato, quindi proverò sicuramente lo shampoo. Può darsi che poi in corso d'opera io cambi idea e vada anche a recuperare il balsamo, visto che c'erano, vi ho lasciato le stories su Instagram, due contenitori belli intonsi di questa linea. La gente, ahimè, si è disabituata ad andare sovente da Lidl per quanto riguarda le edizioni limitate. Abbiamo un po' vissuto gli ultimi mesi orfani delle edizioni limitate a cui eravamo abituati settimanalmente. Si sta forse riprendendo Lidl, non si sa. Questa sarà l'edizione limitata ultima del 2021. Speriamo che sia di buon auspicio per il 2022. La profumazione è intensa, è verde, erbacea, quasi da spa. A me non dispiace, è la classica profumazione della canapa. Non vi dico balsamica, è più da spa. Si sentono questi sentori pungenti, tipici della canapa. Per quanto riguarda l'olio nutriente per capelli secchi e danneggiati, è vero che è ricco di estratti di olio di canapa, olio di semi di girasole, ma al primo posto c'è il dimeticone. Lo dico per chi è attento a questo ingrediente. La colorazione è un giallo paglierino intenso. La profumazione a me non dispiace, è molto piacevole e questo secondo me è un bel prodottino. Ovviamente per chi è attento alla presenza del dimeticone è un prodotto che sconsiglio, ma avendo io il capello trattato, mesciato, decolorato, non mi formalizzo, lo sapete. E quindi questo secondo me è un bel prodottino. È un olio che non cola in ogni dove, ha la giusta densità, riuscite ad andare a modellare, a disciplinare il capello e sicuramente per un capello come il mio questo è un trattamento da avere, ma penso anche a chi ha il capello riccio, a chi ha la permanente, a chi ha il capello crespo, a chi deve andare a fare delle maschere per ridare vigore, idratazione, intensità a un capello sfibrato. Per quanto riguarda quindi le referenze capelli, sicuramente l'olio capelli non mi dispiace. Ci riaggiorniamo per quanto riguarda lo shampoo ed eventualmente il balsamo. Era presente in una confezione simile a questa la crema mani su cui ho sorvolato, anche perché annusando la profumazione forse ho fatto bene a non prendere la crema mani, perché è una profumazione piacevolissima per quanto riguarda i capelli, anche perché ha una profumazione, come posso dire, erbacea forte, tanto da neutralizzare o comunque combattere anche l'eccesso di sebo. Secondo me è perfetta anche per i capelli grassi, di tutti quei capelli che hanno bisogno di essere depurati. È una profumazione proprio che va ad annientare la profumazione tipica del capello grasso. Vi dicevo, la crema mani è presente in questa confezione simile a questa che contiene invece un sapone mani molto delicato, l'ho già testato, mi piace moltissimo, è una tipologia di prodotto, questo tipo di sapone mani che per me sarebbe perfetto anche
in cucina per annullare, annientare quegli odori. Penso a chi è sempre in mille faccende affaccendato, che passa da un piatto all'altro e che ha bisogno di risciacquarsi le mani lì per le preparazioni a base di pesce, di uova, insomma. Vi dicevo appunto di questa profumazione verde. Quasi da spa, e la bath foam si presenta proprio come un momento di relax. È una foam, che sia una bath foam, su questo ci riaggiorneremo, perché in realtà trattasi di gel verdastro, quindi non so la reazione in acqua calda, se crei bolle, schiuma, tali da creare poi una nuvola. È sicuramente una profumazione che a me piace tantissimo, molto rilassante, è tipica della canapa. Comunque dovete sempre pensare a degli estratti erbacei, quindi profumazioni verdi, rilassanti, balsamici, che vanno a nutrire, rilassare e a idratare la pelle. Bella edizione limitata, uscita un po' in sordina per quanto riguarda Lidl. Termino con queste tre fontane effetto notte d'oro, che sono praticamente i giochi pirotecnici presenti da Lidl come ogni anno per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno, l'ultima notte dell'anno. Ero con Filippo a fare la spesa, e quando sono con lui qualcosa gli rimane sempre attaccato alle mani, e insomma ho preso tranquillamente questi giochi pirotecnici. Sì, sono quei giochi tranquilli che una volta posizionati per terra in giardino, sul balcone, danno la possibilità di scappare dopo averli accesi. Avete tutto il tempo, insomma, di mettervi al riparo, e poi è bellissimo l'effetto finale, questi giochi di luce colorati che brillano nell'ultima notte dell'anno, sperando che sia un 2022 migliore del 2021. Cala la notte, cala il sipario su questo breve intenso video Lidl. Noi ci vediamo alla prossima. Baci!